I signori consiglieri si possono accomodare, così procediamo all'appello. Bene. Allora, lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi Alabiso Ariano Biondo Candigliota Carlone Cerquoni Ciancio De Chiara Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi. Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, ci sono 14 presenti, ora 15. E, volevo dire che c'è anche un assente giustificato, Gunnella è fuori per lavoro, sì. Allora, prima di iniziare la seduta di oggi, vorrei nominare i tre scrutatori che oggi saranno la consigliera Lazzazzera, il consigliere Giannone e il consigliere Carlone. Apriamo la seduta col primo argomento iscritto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta Municipale avente ad oggetto linee guida in materia di adozione aree verdi di Roma Capitale. Lascio la parola al relatore per l'intervento. Chi vuole intervenire? Consigliere Guido. Grazie Presidente, sono qui oggi a presentare all'Aula e ai cittadini la deliberazione ad iniziativa della Giunta Municipale ad oggetto linee guida in materia di adozione aree verdi di Roma Capitale. Essenzialmente con questo atto si vorrebbero creare per l'appunto queste linee guida tramite naturalmente l'intervento degli uffici successivo, di cui questo atto è la parte diciamo, iniziale. Essenzialmente, e vado a leggere in questo caso, la definizione delle linee guida in oggetto si ispira facendo contestualmente riferimento ad unitari principi di massima che di seguito per capi si enunciano. Poi ci sono una serie di punti che precedono il deliberato. In particolare, tra questi punti, si dice che possono costituire soggetti adottanti, organismi, enti, associazioni o persone fisiche che evidenzino un interesse alla manutenzione delle aree per finalità dichiaratamente no profit. E al secondo punto, che l'oggetto dell'adozione consiste nell'assunzione dell'impegno da parte del soggetto adottante e a mantenere per un periodo di tempo determinato l'area verde specificatamente individuata, cioè adottata, curandone il verde orizzontale e la pulizia e/o l'eventuale custodia. E al punto 3 che l'adozione non prevede alcun vantaggio economico per il soggetto adottante, né dà diritto al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte del municipio, mentre al punto 4 che le aree adottate restano potenzialmente utilizzabili da parte di soggetti eventualmente interessati senza prelazione alcuna per il soggetto adottante.
presentando al municipio istanza di occupazione di suolo pubblico, cioè l'OSP. Al punto 5, in ragione del carattere di partenariato pubblico-privato, l'iniziativa in materia di adozione spetta di norma al singolo organismo che presenta richiesta per adottare un'area. E solo ove per la medesima area sussistano più richieste, l'adozione verrà riconosciuta da parte dell'ufficio e al soggetto che offra il miglior progetto di manutenzione sotto il profilo quali quantitativo, eccetera. E al punto 6 sarà garantito adeguata pubblicità alle aree, eccetera. Quindi essenzialmente il Consiglio del Municipio, quindi questa Assemblea, delibera l'approvazione di queste linee guida in materia di adozione di aree verdi di Roma Capitale in consegna al settimo municipio di Roma, secondo i punti già espressi. Quindi essenzialmente questo atto rappresenta il primo impulso, sono per l'appunto queste linee guida che poi andranno ad indirizzare successivi atti amministrativi che vanno in direzione dell'adozione delle aree verdi di Roma Capitale per espressi per ragionevoli motivi, cioè di cura del verde, cioè naturalmente no profit, a livello partecipato e aperto alla cittadinanza. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Ci sono? Consigliere Ciancio? Grazie Presidente. Consiglieri, mi ripeto un po' rispetto alla storia dell'adozione delle aree, delle rotatorie. Abbiamo poi alla fine siamo arrivati a una definizione puntuale di alcuni emendamenti che ho proposto e sono stati accolti nella già approvata risoluzione. L'indirizzo di decentrare questo aspetto dell'adozione verso i municipi è partito dalla consigliatura precedente con evidenti successi o insuccessi. A livello capitolino esiste la delibera di giunta 207 in cui ricalca fedelmente questa nostra deliberazione, la chiamo nostra perché siamo tutti favorevoli a un decentramento dei municipi, per cui se guardate questa deliberazione ha 7 punti e questa invece ha 6 punti di linea guida, diciamo ricalca lo stesso assetto. Ciò non toglie che io per coerenza devo evidenziare alcune lacune che ha questa delibera e onestamente in questa fase non riesco a capire quali saranno gli atti successivi che possono definire meglio questo aspetto. Non è allegata alla deliberazione nessuno schema di convenzione, ma potrà essere fatto. Non si è fatto chiaramente un elenco, e questo era fondamentale, delle aree che vogliamo, cioè il municipio desidera che vengano adottate alcune aree prioritarie, quindi dare una priorità a delle aree, quindi non esiste un elenco di aree a cui successivamente si possa fare qualcosa di diverso, cioè un avviso pubblico. O è l'iniziativa invece, secondo il punto 5, che spetta di norma al singolo organismo che presenta un progetto per la medesima area che vorrebbe, e poi ci sarà, come dire, l'ufficio tecnico che sulla base del progetto, sotto l'aspetto quali quantitativo, assegna. Io vedo una debolezza, ma naturalmente ci incamminiamo verso un decentramento e dovremmo perfezionare questi atti che dovranno essere eseguiti, perché il problema già si è posto. Assicurazioni. Le associazioni non profit che desiderano prendere in carico un'area verde, gestirla, mantenerla, renderla pulita, quindi questo è un grande contributo che le associazioni possono e devono dare, e si ritrovano con un problema grosso,
il problema della polizza assicurativa, chi ne risponde dentro l'aria se un ramo casca addosso a un ragazzino con la bicicletta? Non si tratta di aree al di sotto dei 5.000 metri, per cui può essere un'area abbastanza grande con dei pini, con dei problemi che ci stanno. Quindi si erano già posti nel cammino che sta avanzando in tutta Italia questa bella proposta, si sono evidenziati dei problemi. E noi, secondo il lavoro, già abbiamo fatto una risoluzione dove gli emendamenti che ho proposto, quelli della definizione, individuazione, praticamente sono stati accolti e riportati nella risoluzione, se ricordate. Adesso la procedura mi sembra che le linee guida definiscono molto bene il quinto punto, dove danno, stranamente, non lo so perché, il miglior progetto. E chi lo decide qual è il miglior progetto? Cioè, noi dovremmo prima, io non ho capito quale potrà essere l'aspetto quantitativo. Quantitativo di che? Che cosa dobbiamo quantizzare attraverso questa proposta che arriva da un soggetto? Io ho delle perplessità su questo aspetto. Ciò non toglie, ripeto, che il cammino del decentramento è lungo, però gli atti bisogna farli bene fin dall'inizio, come già ho fatto l'altra volta portando degli esempi che sono stati accolti. Io non so se in questa fase una deliberazione può essere modificata, però almeno per chiarirci le idee, no, di quello che bisogna fare e come bisogna farlo, perché altrimenti lasciamo un qualcosa appeso che poi non troverà nessun vantaggio. C'è un pezzo di un'adozione di un'area verde a via della stazione Tuscolana, che poi addirittura la CEA ha fornito i pali, i legni, ha fornito un sacco di materiale per realizzare delle opere all'associazione. Beh, lì le associazioni sono tirate indietro perché non sanno da dove partire, perché manca una polizza di chi è la responsabilità, che cosa devono rispettare. Ecco, la chiarezza avviene attraverso degli iter, un iter preciso e puntuale, che vuol dire facciamo una deliberazione, alleghiamo alla deliberazione le aree, alleghiamo alla deliberazione la convenzione tipo e soprattutto alleghiamo come fanno gli altri comuni. Questo è il comune di, non ci possiamo paragonare, però se decentramento si tratta, spetta al municipio un regolamento per l'assegnazione e la gestione delle aree a verde. Questo addirittura poi il Comune di Roma fa un bando, cioè a seguito di quella delibera di giunta fa un bando per l'assegnazione temporanea di un'area verde. Ecco qua, fatto un bando, lasciamo perdere, cioè, però un'evidenza pubblica che non dovremmo trascurare, soprattutto in questo periodo. Quindi ho delle perplessità, io spero che mi possano chiarire meglio gli interventi successivi dei consiglieri e anche dell'assessore rispetto a questo, aver sottovalutato, cioè è come se ci fosse una richiesta repentina da qualcuno che vuole presentare un progetto e noi vogliamo andare dietro a questa richiesta repentina. Noi siamo d'accordo, ben vengano le società, le associazioni non profit, però dobbiamo metterci, cautelarci, nel senso dire esiste un regolamento, la parte delle responsabilità è assodata che farà un'assicurazione il municipio, perché poi di questo si tratta. Un ragazzino si fa male o ne richiede i danni, chi ne risponde? È una cosa molto importante. Io mi auguro che gli interventi, magari se c'è l'assessore ci può chiarire meglio quali saranno questi punti successivi che saranno adottati per andare in sicurezza rispetto a questo argomento, e quindi ascolterò gli interventi. Grazie. Ci sono altri interventi?
Vuoi intervenire tu? Allora, lascio la parola. Allora, lascio la parola all'assessore e poi segniamo anche Candigliotta, consigliere Candigliotta. Allora, fin qui tutte queste richieste non ci sono state. I due o tre casi in cui delle associazioni o dei privati cittadini hanno effettuato richiesta, abbiamo seguito il caso personalmente dandogli tutte le indicazioni e seguendo la procedura, però ci rendiamo conto che effettivamente molto spesso questa buona volontà è scarsamente suffragata dalla conoscenza sia del regolamento che degli obblighi che vengono imposti a chi si prende carico di queste aree. D'altro canto la delibera comunale è abbastanza precisa, non è che si possa affidare un'area a chi che sia. Chi la prende in carico deve farsi carico della manutenzione, dei rischi di sicurezza, appunto stipulando questa polizza assicurativa. Su che cosa farne al momento viene discusso volta per volta, perché ogni area è diversa dall'altra, ci stanno quelle più grandi, più piccole, ci stanno quelle che ci vengono richieste come aree cani, ci sono quelle che ci vengono richieste per i bambini. È difficile fare un documento omnicomprensivo che comprenda tutte queste diversità di situazioni. Non so se ho risposto. Consigliere Candigliotta. Grazie Presidente. Rumore. Grazie Presidente. Beh, che dire, mi fa sorridere questa cosa che il progetto è partito già nella vostra consigliatura. Certo che se è partito è rimasto a Carchitti, perché qua non si è visto a Zagarolo, magari ha forato per strada, però di fatto avendo alcune situazioni che ci hanno chiesto i cittadini che non gli è stato mai permesso, mi viene un po' difficile pensare che sia partito in pieno. Poi magari bisognerà vedere se per qualcuno è partito, per qualcuno no, ma bisognerà vedere con quali criteri è stato dato. Vabbè, magari no, non è partito niente infatti. Scusate, vediamo i commenti, okay, evitiamo di fare il dibattito, quindi, ma siamo a un intervento. Quindi, Ciancio, quindi diciamo scusi, che... Allora, come funziona? Se alcuni l'hanno richiesto e non gli è stato dato, altri sì, cioè con quale criterio? Questo è quello che mi domando. Però, vabbè, ma leviamo un attimo questo, anche perché, ripeto, già pure il vostro consigliere, insomma, lo fa adesso attualmente con il centro NSL, ho visto che sta facendo un po' di pubblicità al centro, tra virgolette, c'è una sponsorizzazione, andrebbe richiesta, questo per dire che la legalità è sempre ben gradita, farlo un po' a titolo gratuito così facendo magari anche un piccolo scopo politico non è tanto carino. Ma detto questo, e quindi quando si parla magari anche di criteri, roba varia, io vorrei sapere, facciamo due pesi due misure, alcuni glielo diamo così, altri invece glielo diamo colà, ma non è questo il problema, perché poi di fatto... Quale sarà il miglior progetto? Il miglior progetto sarà messo a bando, ci saranno dei criteri, suppongo che poi questi criteri saranno poi successivamente anche pubblici, no? E quindi magari si avrà la possibilità di vagliare il miglior progetto in base a delle caratteristiche. Non ci vedo tutta questa polemica su un atto che comunque credo che sia di normale amministrazione, almeno dovrebbe esserlo. Quindi noi oggi qua, io penso che è una cosa talmente banale che dobbiamo venire qua, dire sì, è una cosa importante per il cittadino, la votiamo così come tale, e siccome che sono abbastanza scontate, cioè mi meraviglia pormi delle domande quasi scontate, e quindi non riesco a capire questo. Comunque credo che la sponsorizzazione, scusate, la sponsorizzazione già è partita,
per il discorso dell'adozione delle aree sia una cosa ottimale per il cittadino che ne ha fatto richiesta. Tutto qua. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Lazzari. Grazie Presidente, consiglieri tutti, buongiorno. Vorrei soltanto spendere due parole per quanto riguarda l'assicurazione nei confronti di queste aree verdi. Come anche nella delibera 207 del 2014 del Comune di Roma, non è espressamente scritto qual è la responsabilità civile dei facenti richiesta dell'adozione di aree verdi. Questo qua grava su due ordini di fattori diversi. La prima è la responsabilità civile verso dei cittadini che potrebbero usufruire delle aree verdi in oggetto. E dato che le associazioni non sono chiamate a fare manutenzione di grandi dimensioni, ma soltanto la pulizia e lo sfalcio dell'erba e il mantenimento dello stato di civiltà all'interno delle aree verdi, non ci sono dei pericoli incombenti gravi. Per quanto riguarda le potature, i rami e via discorrendo, sono di pertinenza del Dipartimento dei Giardini di Roma. Tutto sta a vedere soltanto una cosa che invece non è contemplata e che bisognerà vedere poi in seguito, è la responsabilità civile nei confronti di chi opera all'interno dell'associazione, perché l'associazione, se fa qualsiasi cosa che potrebbe far male a qualcuno che opera all'interno, che ne so, mette il piede dentro la falciatrice, potrebbe incorrere in queste cose qua. È chiaro che è una discussione in itinere, in formazione, quindi tutto quello che riguarderà poi l'operatività e l'applicazione dell'oggetto sarà, penso, anche di studio della commissione o delle altre situazioni competenti. L'ultima cosa che volevo dire è che questa situazione potrebbe anche essere un escamotage per altre situazioni differenti, che non sono soltanto quelle dei semplici cittadini che operano per loro volontà, per il bene comune, ma anche per recuperare qualche situazione di persona perdente posto, perdente lavoro, e che quindi in altro modo, non con questa qua, con questa delibera qui, che chiaramente prevede soltanto una volontarietà, quindi nessuna retribuzione, nessun rimborso, nessuna forma di compenso per chi lavorasse o chi dirigesse questo tipo di lavoro. Tutto qua. Grazie, buongiorno. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, queste linee guida per l'adozione di aree verdi si affiancano ovviamente a quello che era un po' il percorso effettuato anche in commissione competente per la sponsorizzazione delle aree verdi, no? Quindi c'è dietro un filo comune denominatore che deriva dal fatto che comunque bisogna intervenire soprattutto in questo municipio a cercare di dare il più possibile piccoli, medi spazi di aree verdi a coloro che intendono poter intervenire e mantenerle e tenerle in uno stato di decenza, quindi o tramite la sponsorizzazione oppure tramite, come questa delibera recita, tramite appunto affidamenti, quindi o a quello che sarà insomma l'atto più propedeutico. E per quanto mi riguarda, ovviamente è un percorso intelligente questo, cercare di poter far sì che questi piccoli pezzi di aree di verde, insomma, che viene lasciato alla merce di tutti, possano avere una dignità e quindi possono essere mantenuti. Va in linea con qualcosa che già c'era, io a memoria ricordo che anche l'amministrazione comunale di diverse consigliature, mi sembra due fa, tre fa, insomma, già aveva in mente, aveva già prodotto qualcosa di questo tipo per l'adozione delle aree verdi, anche di piccoli square, di aiuole, eccetera, eccetera, di poterle dare a chi ne facesse richiesta come figura di associazionismo, di comitati di quartiere, eccetera, eccetera.
Quindi è una cosa positiva. Ora sentivo dall'ultimo commento che poi in commissione si vedrà, insomma, quali sono, no? Queste sono le linee guida, come verrà poi attuato più precisamente il tutto. Però io penso per esempio a un'area che sta nel nostro municipio e che è Ostia del Curato, dove ci sono dietro lì a Santarelli un'area che comunque ancora non viene definita perché non è stata presa in carico, sono diversi anni, la convenzione recitava che per un paio d'anni doveva essere ancora in carico a chi ha costruito e quindi ai proprietari, per poi darla all'amministrazione che avrebbe dovuto comunque poi manutenerla. Questo ancora non è avvenuto, non è stato fatto ancora il collaudo di quella parte, per cui ci sono, questo è un esempio per dire che ci sono situazioni che dovrebbero tornare ad essere lineari, quindi l'amministrazione dovrebbe prenderlo e assegnarlo eventualmente, se vogliono i cittadini che abitano lì o il comitato, un'associazione no profit che possa comunque tenere quel pezzo di parco, anche cosiddetto archeologico, in una situazione di decenza. Perché? Perché poi questo permetterebbe a chi di dovere di non avere spese, quindi non viene dato né costi aggiuntivi, ma in cambio di, quindi non pagherebbero nessuna acqua, luce eventualmente, eccetera, perché comunque fanno un lavoro di manutenzione. Se questo è il fine, se questa è la linea, se questa è, diciamo, la dinamica e il risultato finale, come fratello, diciamo, sono molto d'accordo. Grazie. Altri interventi, consigliere Toti? No, io questa cosa chiaramente la ritengo molto interessante, questa che si sta presentando oggi, queste linee guida in materia di adozione aree verdi di Roma Capitale. Con la consigliere all'avviso sabato sono stato a Statuario, i cittadini, il comitato di quartiere si è fatto carico della pulizia di molte aree di Statuario. Adesso, indipendentemente dal fatto dell'adozione o meno, c'è questo interesse, io penso questa voglia, anche questa responsabilità da parte dei cittadini di curare aree verdi. Purtroppo sono anni che l'ufficio Giardini soffre pesantemente della riduzione del personale. Io spero che si riesca a dare rispetto a questo una risposta, e comunque, non essendoci questo, io penso che sia senz'altro importante e determinante l'azione dei cittadini, anche se comunque i cittadini che si fanno carico culturalmente vedono la necessità, ecco, di curare il bene comune, è comunque un fatto per me importante e essenziale. Perciò il fatto di adottare queste aree da parte di associazioni, comitati di quartiere, e anche l'altro discorso che facemmo nel passato rispetto alla sponsorizzazione, è un discorso importante, sia, dico, perché manca un qualche cosa pure di importante, che quella di una risposta, anche perché, voglio dire, noi stiamo parlando di una pulizia e di una responsabilità tipo orizzontale, perché il discorso verticale viene comunque fatto dall'ufficio Giardini. Però, ecco, voglio dire, come stavo affermando, da una parte è importante che l'ufficio Giardini ritorni protagonista a livello cittadino, dall'altra parte è anche importante che sempre di più le associazioni, i comitati si avvicinano ai beni comuni proprio per migliorare ancora di più questa nostra città e responsabilizzarsi rispetto alla manutenzione. Altre cose io le ritengo secondarie, queste sono linee guida, perciò danno, sono tipo una delibera quadro, una che vuole essere riferimento di quello che poi noi faremo successivamente con bando altre cose.
Consigliera Cerquoni. Intanto buongiorno a tutti. Allora, intervengo perché io ritengo veramente essenziale coinvolgere i cittadini nella gestione, ma non solo del verde, nella gestione generale della città, perché anche da come si comportano i cittadini poi dipende, insomma, la situazione di decoro e di, o di degrado generale. Quello che mi sento di dire in 5 minuti, e prenderò solo 5 minuti, il primo punto, non scritto ma evidente. Questi atti, anche nelle passate consiliature, nascono dalle esigenze in virtù delle limitate risorse che l'amministrazione si trova. Cioè, la realtà è questa, l'ufficio Giardini non riesce a mantenere il verde pubblico che noi abbiamo all'interno, non solo nello specifico di questo municipio, ma su tutta Roma, ed è evidente. E quindi ci sono problemi non solo per il verde pubblico, ma anche per la manutenzione delle alberature stradali. E allora è giusto, ovviamente apro e chiudo parentesi, il livello di tassazione che poi abbiamo, quello sì che è ingiusto rispetto a poi magari al piccolo sacrificio che noi chiediamo quotidianamente, quindi su questo anche dovremo fare una piccola riflessione. E quindi dico, è giusto che un privato, o comunque in forma associata, su questo sono d'accordo sulla linea guida, per sollecitare quella coesione sociale che è fondamentale, sì, in qualche modo prenda la responsabilità di curare un'area verde. Ovviamente questo non significa che un privato può sostituirsi in toto ad una pubblica amministrazione, e non significa che la pubblica amministrazione si possa lavare le mani nel momento in cui affida una determinata area. E questo vuol dire due cose. Il primo, un sostegno a quelle associazioni, ma non un sostegno economico, un sostegno significa anche tenerle in considerazione nel momento in cui vengono prese delle scelte ulteriori, e secondo punto, il controllo su quell'area. Perché? Perché è evidente che può avvenire che la consegna di un'area, alla consegna di un'area poi non venga effettivamente, non sia conseguenza necessaria la manutenzione di quell'area, e allora in quel caso che cosa succede? Primo punto che non mi è molto chiaro e che è uno dei punti che voglio, insomma, mettere un attimino, passatemi il termine, sul piatto, per poi riflettere anche nel secondo momento in cui a quanto pare il regolamento o la convenzione passerà in commissione. Quindi il primo punto è questo: cosa succede in caso di mancato rispetto del regolamento? Viene sanzionato? Quando faremo il regolamento, che cosa succederà? Verrà sanzionato? Poi alcuni punti che, assessore, mi permetta, perché è vero che sono linee guida, ma nelle linee guida sono troppo generiche, cioè dicono tutto e niente. Per un tempo determinato, cosa è un tempo determinato? È un anno o sono 10 anni? Custodia, quindi che significa? C'è possibilità di chiusura? Perché se pensiamo alla custodia, io custodisco un posto, se riesco in qualche modo a recintarlo e a far sì che almeno durante il momento notturno, faccio un esempio, venga escluso il passaggio. E poi un punto che non capisco, perché non una piccola pubblicità all'associazione, che sono enti che non hanno uno scopo di lucro nella gestione. Cioè, non, sarebbe anche in realtà un piccolo incentivo. Io l'ho letto qui sopra, non lo ritrovo, però insomma lo possiamo rileggere insieme. Ecco, né alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e o indiretta mediante l'apposizione di cartelloni. Ora, non devono mettere un cartellone 10x3 più, forse più grosso anche dell'area, ma perché no magari una piccola placchetta indicante che quell'area è sotto la responsabilità di un'associazione, anche un piccolo incentivo. Io su questo, per esempio, su questo punto non ci trovo nulla di male in questa parte delle linee guida. Sulla polizza, poi vedremo, però è fondamentale,
perché anche senza mettere il piede in un tagliaerba, che è una situazione insomma, abbastanza particolare, ma una responsabilità civile nei confronti di terzi che magari attraversano e trovano una buca, cadono e si fanno male, non è una questione di poco conto, secondo me. Quindi, fermo restando la bontà dell'atto, io avrei ovviamente gradito e gradirò come Fratelli d'Italia prendere parte alle commissioni, discutere non solo sulle linee guida generali ma anche negli aspetti concreti attuativi. Quando ci si dice dovete venire in aula semplicemente e votarlo, io mi sento di dire che nulla è scontato, ogni atto è migliorabile e mi auguro invece che questo non sia semplicemente un atto di giunta per farci votare delle linee guida e per poi riproporci semplicemente un regolamento che viene deciso sempre dalla giunta, ma che possa essere invece un'occasione di confronto su temi importanti su cui è evidente che siamo tutti d'accordo e che possa essere fatto in commissione per migliorare quanto possibile, insomma, e dare sostegno all'amministrazione per quanto riguarda le aree verdi. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, consigliera Diano. Grazie Presidente, buongiorno a tutti i colleghi. Semplicemente volevo richiamare il fatto che per quanto attiene l'istituto dell'adozione, nella delibera 207 del 2014, alcuni dei dubbi che la collega ha in riferimento a questa specifica proposta sono di fatto chiariti, quindi magari se i colleghi vogliono faccio un rapido richiamo a quello che è il contenuto della delibera appunto 207 per fare in modo, per fare in modo che sia più chiaro il fatto che necessariamente nel momento in cui comunque verranno poi adottate le effettive forme di pubblicità necessarie alla presentazione delle domande verrà chiarito nel disciplinare manutentivo quali sono i contenuti effettivi appunto a cui si dovrà prestare poi insomma il soggetto che proporrà la propria, il proprio interesse. Posso chiedere un po' di silenzio? Sì, no, perché... Posso chiedere un po' di silenzio? Grazie. Mi fate la cortesia così almeno non devo ripetere, quando ci vedremo in commissione sapremo già benissimo cosa si è detto. Che per quanto attiene appunto la questione del tempo determinato, si intende un periodo che verrà comunque necessariamente concordato stabilito dall'amministrazione ovviamente come arco temporale o eventualmente concordato in via preventiva. Che ovviamente l'oggetto dell'adozione consiste in un'assunzione di un impegno da parte del soggetto e che necessariamente si tratta per lo più di un'attività di partenariato che appunto è stata introdotta e così a causa appunto delle risorse così limitate nel tempo, il depauperamento di determinati soggetti appunto dell'amministrazione per questioni di personale, per questioni di una serie insomma di interventi appunto che anche le cronache ci hanno regalato, appunto le amministrazioni non hanno più potuto sostenere. Quindi l'adozione, non prevedendo alcun tipo di vantaggio economico per il soggetto adottante, nelle proprie caratteristiche non prevede il fatto che vi sia da parte del soggetto adottante una forma di pubblicità, che comunque viene garantita da Roma Capitale nelle forme già stabilite nella delibera, ovvero che l'elenco delle aree adottate viene comunque pubblicato nel sito istituzionale di Roma Capitale, che ne dà evidenza, e che per quanto riguarda invece proprio la questione della forma di pubblicità, diretta o indiretta mediante la posizione della cartellonistica,
appunto non è consentita, è possibile appunto solamente, quindi fatta eccezione per quella istituzionale di Roma Capitale, recante l'apposito logo istituzionale dell'ente, quindi appunto di Roma Capitale stessa, e contenente le indicazioni operative afferenti all'adozione dell'area. Pertanto ciò che ci viene richiesto, o meglio, ciò che si è deciso di adottare nell'ambito del nostro territorio è pedisseguamente, diciamo, già contemplato da parte della deliberazione, insomma, che Roma Capitale ha già adottato. Semplicemente questo, insomma, era una parentesi. Grazie. Grazie consigliere Ariano. Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Sì, grazie presidente. Io vorrei semplicemente porre così di nuovo l'attenzione su alcuni punti caratteristici di questa deliberazione di giunta, e cioè che abbiamo sentito parlare, esiste già una deliberazione 207 del comune e abbiamo sentito più volte parlare qui in consiglio i consiglieri e dire che avremo bisogno di maggior decentramento, vogliamo maggior decentramento, vogliamo poter decidere. Allora io mi chiedo in che cosa si sostanzia un decentramento se non in qualcosa di questo genere. Ok, quindi con queste linee guida, diciamo, ci assumiamo anche l'onere di decidere quali progetti debbono essere scelti e quali possono essere i migliori per la manutenzione delle nostre aree verdi, le quali sappiamo, camminando tutti i giorni per la nostra città, che sono comunque lasciate così alla deriva. Perché? Perché ci sono degli evidenti problemi, quindi è corretto affrontare e rendersi conto di quali sono i problemi, non è corretto non fare nulla. Questo mi sembra invece un atto che va nella direzione di fare qualcosa. Allora, l'ideale sarebbe il servizio giardini prende in carico tutte le aree verdi del nostro municipio. Ce la può fare? Ce la fa? Forse no, forse non ancora. Ok, allora per le cose più semplici, per le cose per le quali già cittadini si stanno muovendo più o meno autonomamente, ecco, allora una regolamentazione potrebbe essere una strada percorribile, in modo che non ci sia un far west. Quindi decentramento, decisione da parte della giunta di come procede, come risolve, aggredire un problema che comunque c'è, con cose sì, con strumenti tra parentesi che già esistono, e poi con partecipazione dei cittadini. Bisogna correttamente compartecipare, quindi i cittadini, non è scaricare verso i cittadini una responsabilità, ma renderli partecipi in modo regolamentato. Quindi secondo me questo è un atto che, pur nella sua, diciamo, semplicità, sono sei punti molto, molto essenziali, può essere l'inizio di un percorso che può portare alla risoluzione di un problema diffuso, un problema ampio. Certamente bisognerà poi trovare anche i cittadini disposti a prendersi carico di queste aree. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Zazzera. Grazie Presidente. Niente, io vorrei chiudere, diciamo, in bellezza, perché l'argomento è appassionante, e quindi vorrei dire soltanto alcuni benefici che si ottengono adottando da parte di singole persone o di gruppi queste aree, che qui vado, insomma, a spiegare un pochino brevemente. Allora, la cura e l'adozione di aree verdi da parte dei singoli cittadini o di gruppi ha diverse positive funzioni. La funzione protettiva: il verde può fornire un importante effetto di protezione e di tutela del territorio in aree degradate, abbandonate, come purtroppo è nel nostro territorio, ce ne sono tantissime, quindi abbiamo bisogno di questo. Le funzioni sociale, ricreativa, igienica, culturale sono importanti a livello psicologico ed umorale per le persone che ne fruiscono. Contribuiscono al benessere psicologico e all'equilibrio mentale.
prendersi cura insieme porta a socializzare così tanto, e parlo di persone, anziani, giovani, bambini, che si possono anche creare momenti di ludici, addirittura fare cene insieme, gite, può succedere ad esempio in un condominio. Quindi curarsi di questo spazio, avere in comune lo stesso obiettivo, porta a stare bene insieme, a condividere momenti di vita, quindi anche a livello sociale importantissimo. Inoltre anche informativo, perché poiché ci si avvicina alla botanica, alle scienze naturali, e all'ambiente. Quindi io direi che queste linee guida, questi progetti sono importantissimi, perché si unisce l'utile, cioè curare il verde abbandonato, degradato, al dilettevole, perché ci si diverte, si sta bene insieme, si condivide, quindi si è felici in qualche modo. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alle... Se non ci sono interventi, io lascerei la parola all'assessore, che aveva chiesto di intervenire, quindi a fine discussione. Allora, vorrei aggiungere un paio di precisazioni a quanto è stato discusso fin qui. Il discorso dell'assicurazione ovviamente va visto fazzoletto di verde per fazzoletto di verde. Le tipologie sono diverse, le dimensioni sono diverse, il tipo di sistemazione del verde è diversa, per cui non si può quantificare una spesa assicurativa generica per ogni tipologia di area adottata. Quindi nel momento in cui parte la procedura di adozione sarà in carico dell'associazione adottante contattare una compagnia assicurativa e far quantificare quant'è il costo potenziale. Noi ci siamo anche interrogati sulla possibilità da parte del municipio di farsi carico di questa spesa, perché ci sembra una sorta di do ut des, cioè da una parte l'associazione ci mette il lavoro per tenere pulito e sistemato il verde, dall'altra l'amministrazione, che non spende più del proprio per tenerlo pulito, potrebbe decidere di spendere questi, di metterci questi soldi del proprio. Però mi è stato risposto che al momento non esistono capitolati di spesa che possano essere applicati su questa situazione, quindi magari in futuro si cercherà di ovviare a questa mancanza. Per la guardiania anche qui dipende se l'area è recintata o meno. Se l'area è recintata può essere chiusa la sera e riaperta la mattina, ma se non c'è alcuna recinzione la guardiania è un po' difficile da realizzare. L'ultimo punto è che abbiamo chiesto una revisione del catasto del verde. Analizzando il territorio, analizzando pezzo per pezzo sia l'esistente sia le domande dei cittadini, ci siamo resi conto che esistono tipologie diverse di situazioni. In qualche caso sono territori acquisiti al Comune di Roma e assegnati in manutenzione al Servizio Giardini. In qualche caso sono del Comune di Roma ma non sono assegnati in manutenzione, perché ci hanno detto vabbè, ci sono delle parti di verde che vengono semplicemente lasciate così a campagna. Poi capita di trovare magari un rettangolo di verde in mezzo ai palazzi che i cittadini chiedono per farci un parco giochi e scoprire che quello è classificato nel catasto del verde come pascolo. Troviamo situazioni in cui il verde è privato ma è ad uso pubblico, quindi di tutto questo stiamo cercando, abbiamo richiesto al Dipartimento Ambiente chiarimenti sulle specifiche situazioni e comunque una revisione complessiva, perché negli anni si è accumulato tutta una serie di situazioni poco chiare, e vabbè, la situazione della Caffarella è proprio esemplare del caos che si è in qualche maniera ereditato. Semplicemente questo, noi cerchiamo comunque di agevolare il più possibile queste domande da parte della cittadinanza. Io sono stato sabato mattina sia a Statuario sia al parco Nicolo Blois, che è stato preso in cura da un'associazione. Anche lì vi faccio il caso specifico.
il servizio giardini aveva ritenuto di piantarci delle siepi. Secondo i cittadini le siepi coprivano quello che accadeva dietro il parco, quindi nonostante la recinzione, gente, persone senza fissa dimora che vi si introducevano hanno deciso di azzerare le siepi. Il servizio giardini si è un po' inalberato, mettiamola così, su questa cosa, per cui come vedete ogni situazione fa un po' caso a sé e cerchiamo di seguirle un po' tutte. Bene, passiamo adesso alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Cerquoni. Per quanto detto e per alcuni aspetti che effettivamente nelle linee guida non sono stati insomma specificati e in attesa che in realtà ci sia un regolamento che è su quello che vorremmo esprimerci, Fratelli d'Italia si astiene, pur consapevole che il lavoro da fare, in realtà queste sono le linee guida che ha scelto la Giunta e che oggi ci propone. Ci asteniamo su queste perché pensiamo che il lavoro che debba fare invece il Consiglio è quello di individuare un regolamento e discutere nelle commissioni sugli aspetti concreti e attuativi. Pertanto, in attesa di discutere su quello e sperando in quello di trovarci tutti d'accordo, in questo momento ci asteniamo. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Grazie, in difformità come ho detto prima, per quanto riguarda un concetto fondamentale che è quello che diceva il collega prima di una sorta di decentramento che tutti auspichiamo e quindi al di là di quale possono essere poi le conseguenze e i criteri successivamente che verranno scelti e approvati quindi anche in commissioni o nel testo finale poi se si tornerà in aula. È normale che questa sia la positività di quello che ho detto prima, quindi non si può tornare indietro un decentramento quando si hanno la possibilità di poterlo fare, iniziando anche da questo settore, da questo diciamo, meccanismo, per cui per questo motivo, come ho detto prima, sono favorevole. Altre dichiarazioni di voto? Senza litigare, allora... Allora, consigliere Toti. Ma io già ho parlato positivamente rispetto a queste linee guida che io chiaramente come atto di indirizzo mi sembra positivo. Il discorso del decentramento, io rispetto a questo sono molto estremista, rispetto al discorso del decentramento non è che stiamo a parlare di decentramento pieno, però voglio dire, ci stiamo, e io spero con forza, il Movimento 5 Stelle si avvii nella città di Roma, nel municipio, a un decentramento vero, forte. Comunque questa qui, diciamo, è un qualche cosa che va verso il decentramento, che interpreta, cerca di interpretare un discorso di decentramento, perciò, voglio dire, stiamo facendo i primi passi e con rispetto a questo ritengo positiva la delibera. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Naturalmente mi prenderò tutto il tempo perché voglio ripetere con attenzione quello che ho già detto nell'intervento all'inizio della seduta. Mi domando: che succede dopo questa deliberazione? La Giunta ha il potere di applicare queste linee guida e procedere con una delibera? Un esempio posso fare l'osteria del Curato? Subito per un'adozione che viene richiesta già da ieri, era stata richiesta con decorrenza dopodomani? Oppure dovremo aspettare, come diceva quindi la consigliere di Fratelli d'Italia, il regolamento e l'avviso pubblico? Può procedere? Quindi l'interrogativo è questo, cioè che succede con questa deliberazione? Veramente siamo andati, secondo me queste linee guida rappresentano un punto fermo, soprattutto il punto numero 5, e quindi si va in una direzione ben precisa. Come dire,
trascurando quello che ci siamo detti un po' tutti, l'aspetto dell'assicurazione, l'aspetto della convenzione. Scusate un attimo. Ho detto mi prendo i tre minuti. Allora, si se prende volete, se no io posso pure... Una dichiarazione di voto, se queste sono le spiegazioni per cui lei sta spiegando la sua dichiarazione di voto, in maniera concisa... Prego, sono i motivi per cui sta dichiarando... che voterà sì, no o si asterrà. Che problema c'è di fronte a una discussione così interessante? Nel senso che uno deve dire perché vota in un modo anziché un altro. Assolutamente, come già nella risoluzione votata l'altra volta, l'intervento vuole essere costruttivo. Adesso ho detto le motivazioni per cui io ho difficoltà a votarla, perché vorrei votare questo decentramento dove ci sono in modo chiaro, esplicitati, sia i doveri, sia gli obblighi per i due soggetti. Ad esempio, uno importante per me, e sarebbe stato fondamentale, era quello, e spero che potremmo farlo se non si attua domani un affidamento con questa deliberazione, è quella di dire ai soggetti che sono concessionari che non pagano, ad esempio, quando si fanno le iniziative culturali di spettacolo nelle aree dove mi auguro che a questo dove vogliamo arrivare, dove si tiene l'aria per bene, ma si possono fare degli spettacoli teatrali, non pagano. Non pagano. Scusa. Non paghino naturalmente tutti gli obblighi e quindi ci hanno un vantaggio, se no noi con questa deliberazione. Non facciamo una cosa chiara, bisogna essere chiari fin dall'inizio, diciamo segue regolamento e avviso pubblico, diversamente non si va verso una direzione corretta e puntuale, perché non far pagare l'inquinamento acustico, già è una tassa di 700 euro per fare uno spettacolino, cioè non nominare un responsabile della sicurezza perché c'è un'assicurazione, sono tutti problemi che io non ho capito se con questa deliberazione noi li superiamo oppure aspettiamo il regolamento e l'avviso pubblico per l'affidamento, diciamo per la convenzione che si dovrà fare. Per questo motivo questa volta il PD si astiene nell'attesa che nelle commissioni si possa fare un passo corretto di un regolamento puntuale e di una convenzione tipo che regola tutti questi aspetti tra le due parti. Non è che non siamo d'accordo, perché il processo è partito precedentemente dall'amministrazione comunale. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Mariano? Sì. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, vorrei intanto tranquillizzare il collega consigliere Ciancio, perché ovviamente nell'ambito delle linee guida, che credo, insomma, già il nome stesso della proposta di deliberazione sia piuttosto chiara, definizione di linee guida, declinare ulteriori specificità mi sembra, insomma, alquanto... non dico prematuro, no, però voglio dire, linee guida, definizione di linee guida, mi pare piuttosto chiaro come qual è l'intendimento della Giunta. Ora, io non vorrei però che si facesse anche un po' di confusione, perché il collega ha parlato di impianti acustici dei quali potenzialmente si potrebbe avere l'installazione in un'area adottata. Ho capito bene? Ecco, quindi va da sé che evidentemente, insomma, esulava l'argomento. Posso aver non compreso, però magari come non ho compreso io, possono non aver compreso gli altri che in un secondo momento ascolteranno l'intervento. Quindi, insomma, è bene chiarire che evidentemente si possa fare un po' di confusione. Allora, al punto 5 di questa proposta di deliberazione, che convintamente il Movimento 5 Stelle accoglierà favorevolmente, quindi sulla quale ci pronunceremo a favore,
si riprende quasi, diciamo, pedissequamente quella che è la parte della proposta della delibera 207/2014, frutto dell'amministrazione, se non sbaglio, dello stesso colore del nostro caro consigliere. Pertanto capisco che dopo 3 anni le cose uno se le dimentichi, o comunque magari non si sia andato, visto che risale a 3 anni fa questo provvedimento e sinora ovviamente non si era pensato di adottarlo anche nell'ambito del nostro territorio, diciamo così, per dare un maggiore impulso alle adesioni. Ma chiariamoci per cortesia su quello che realmente si intende per collaborazione, per apertura a nuove proposte per il territorio e a quello che realmente stiamo facendo. La Giunta ovviamente ci chiede di dare una risposta politica, ovvero se aderiamo o meno al fatto di dare un maggiore impulso da parte di associazioni, cittadini, eccetera, a contribuire a quello che è, diciamo così, la cura, il bello di quello che sul nostro territorio già c'è, che evidentemente un pochino nel tempo si è andato dimenticando. Quindi, ripeto, noi votiamo favorevolmente e siamo disponibili a qualsiasi tipo di chiarimento nelle opportune sedi di commissione, soprattutto magari rileggendoci insieme alcune delle proposte, alcune delle delibere già attuate da tempo che probabilmente sono rimaste troppo tempo nei cassetti. Grazie. Passiamo ora alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, la deliberazione è approvata con 16 voti favorevoli e 4 astenuti. Procediamo alla deliberazione. Sì, allora, prima di passare al prossimo punto all'ordine del giorno, io chiederei di votare per l'immediata eseguibilità della delibera. Quindi, favorevoli all'immediata eseguibilità? Contrari? Astenuti? Quindi, come prima, l'immediata eseguibilità è approvata con 16 voti favorevoli. Possiamo passare adesso al secondo punto all'ordine dei lavori, che è la proposta di risoluzione d'iniziativa del gruppo 5 Stelle, avente ad oggetto destinazione dei beni espropriati per la realizzazione del Parco della Caffarella, ex ordinanza del Sindaco numero 61/2005 ed esproprio numero 8/2006. Relatore, consigliere De Chiara. Buongiorno signor Presidente, buongiorno colleghi. Allora, la proposta di risoluzione in oggetto, abbiamo la destinazione dei beni espropriati per la realizzazione del Parco della Caffarella, ex ordinanza sindaco numero 61/2005 ed esproprio nel numero 8/2006. Allora, per quanto riguarda il Parco della Caffarella, prende il nome da Giovanni Pietro Caffarelli, che nel lontano 1529 iniziò a riunificare i vari appezzamenti in un'unica e stesa tenuta. Una tenuta che attualmente si estende su di un territorio che è amministrato in parte dal sesto municipio e in parte dal settimo municipio. La Valle della Caffarella è situata a ridosso delle mura aureliane ed è compresa fra due direttrici, la via Latina e la via Appia, dove all'interno possiamo trovare anche un piccolo affluente dell'Altevere, un fiume che dagli antichi romani fu ritenuto anche sacro. Inoltre la valle va a costituire anche l'ingresso principale del Parco dell'Appia Antica, che è divenuta nel 1988 area protetta.
Grazie al susseguirsi di diversi insediamenti umani dall'età preromana e arcaica sino ad oggi, possiamo ammirare all'interno della valle stessa distese di ettari di grande pregio archeologico, paesaggistico e anche naturalistico. Indubbiamente questo patrimonio ereditato va in qualche modo salvaguardato, va tutelato. Nel tempo, grazie anche alla battaglia di comitati di cittadini, di urbanisti, di intellettuali, di ambientalisti, uno fra tutti il Antonio Cederna, si è riuscito, diciamo, ad evitare che la valle fosse oggetto di speculazioni edilizie. Si è provveduto diligentemente ad inserirla anche all'interno del parco regionale dell'Appia Antica. Cosa di non poco conto anche la presentazione di 13.000 firme presentate dal Comitato della Caffarella, che ha dato impulso ad una legge nel 1990, la numero 396, denominata Interventi per Roma Capitale della Repubblica, che mirava, diciamo, a raggiungere mediante interventi diretti la conservazione del patrimonio sia archeologico, artistico che naturale. Grazie a questa legge sono stati stanziati dei fondi necessari per l'esproprio della Caffarella stessa. Con una conseguente ordinanza del sindaco numero 6 del 3 marzo del 2005 si diede inizio, diciamo, all'esproprio. Nel 2007 il Comune di Roma finalmente acquisì a patrimonio i beni espropriati. Tuttavia, però, una parte di queste aree acquisite, ossia per la precisione 11 ettari, ubicate in via Appia Antica, via della Caffarella, paradossalmente sono rimaste in detenzione precaria agli ex proprietari, dove tra l'altro parrebbe si siano sviluppate e si effettuano anche attività con fini di lucro. Quindi, diciamo che nonostante i svariati tentativi profusi con ammirevole tenacia dai cittadini per ottenere la piena disponibilità, grazie. Ahimè, l'inerzia comunque delle precedenti amministrazioni comunali e la necessità anche di tutelare il grande valore storico, artistico e naturalistico di questa valle, il Consiglio risolve di impegnare la Presidente e gli assessori competenti al fine di attivarsi presso la Sindaca e a loro volta gli assessori competenti, al fine di ottenere l'immediata revoca della detenzione precaria ed il conseguente rilascio delle aree espropriate. E inoltre anche la tempestiva presa in possesso ed occupazione dei beni, al fine di renderli, diciamo, fruibili ai cittadini, in accordo ovviamente con l'ente parco che gestisce questo gioiello nel cuore di Roma, che è appunto il Parco dell'Appia Antica. Grazie. Interventi? Non ci sono interventi? Bene, se non ci sono interventi, ingegnere, allora perfetto, consigliere Tosatti. Ma posso aggiungere poco a quanto già la mia collega ha mirabilmente esposto, posso dire banalmente che sono veramente contento. Sono contento oggi che stiamo presentando questa risoluzione, che è l'unico atto, come ben sapete, che il municipio può fare per intervenire presso
gli organismi comunali che sono competenti per terminare questa storia che voi ben sapete e come ha detto anche la consigliera, parte addirittura dalla legge per Roma Capitale, quando furono stanziati 240 miliardi proprio per il parco della Caffarella. Questa istanza fu recepita dai cittadini, quindi negli anni 80 già i cittadini, non soltanto quelli che abitavano vicini al parco della Caffarella, ma gli appassionati di storia, di arte, di cultura, di natura, insomma, sapevano perfettamente quanto la Caffarella fosse importante per tutta Roma, ma addirittura un gioiello a livello internazionale. Ha delle caratteristiche particolarissime, sia per le qualità geologiche, per cui si parte dall'antico vulcano laziale, no? Che ha formato l'agro romano, sia per la qualità delle sue acque, che ben conoscevano i romani, ovviamente affioravano più di 10 sorgenti in Caffarella, dall'acqua piovana che derivava dalla valle che partiva dalla sommità del vulcano verso i castelli, si depurava, si arricchiva di minerali e poi sgorgava, riaffiorava come nella Fonte Geria l'acqua santa, no? Chi è che non è andato a prendere l'acqua all'acqua santa? E sono veramente acque giudicate poi dalla mitologia anche miracolose. Oggi come oggi voi sapete che l'inquinamento dell'Almone eccetera eccetera ci ha portato addirittura ad avere inquinata la falda profonda che poi dà vita a queste acque. Insomma, questo, la legge di Roma Capitale, per Roma Capitale, concedeva la possibilità per la salvaguardia di beni di importanza nazionale di usufruire di questi fondi. Quindi sono stati inseriti anche su iniziativa dei cittadini per la raccolta firma, oltre 20.000, quasi 30.000 firme che furono raccolte. È stato dato l'avvio al primo piano di espropri, eseguito, i beni sono entrati nel patrimonio e sono tuttora ad utilizzo pubblico. Il secondo piano di espropri, siamo al 2005, quindi a 12 anni fa, sono 12 anni, il sindaco ovviamente ha eseguito, cioè ha, oddio, mi viene il termine, con la determina del sindaco e successiva determina del 2006 direttoriale, e con l'esecuzione dell'esproprio e l'acquisizione in patrimonio comunale, quindi è patrimonio comunale, avvenuto nel 2007. Adesso compiamo 10 anni, ancora questi beni stranamente sono in detenzione precaria. È un termine su cui si può veramente disquisire dal punto di vista legale, non si sa cosa sia questa detenzione precaria. Di fatto sono 12 anni che questi proprietari sono stati espropriati, quindi evidentemente risarciti, non pagano le tasse ma continuano ad usarli, e probabilmente, si sente dire, molto probabilmente anche per attività commerciali, nel momento in cui si vede dall'esterno un vivaio o delle feste che vengono allestite in questi casali. Quindi è estremamente importante che noi seguiamo anche il comune, gli enti comunali, l'assessore, per vedere quali difficoltà ulteriori ci possano essere affinché non ci siano più difficoltà, che questi beni immobili, le costruzioni, diventino ad uso pubblico nel caso vengano concesse secondo il piano di utilizzo del parco. E questi terreni sono già oggetto, fra l'altro, da parte di molte associazioni private ma anche pubbliche, di piani per la viabilità alternativa. Questo dobbiamo sapere, cioè una viabilità alternativa di grandi flussi sia pedonali che ciclabili. Quindi insomma vi esorto a sostenere questa iniziativa. Grazie.
Sì, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Caro collega, il suo intervento è stato esaustivo, quindi dobbiamo dire insomma che non ci vuole molto a, non c'è avuto molto a convincermi della positività del fatto che la Caffarella sia un bene non solo per noi del settimo, dell'ottavo, ma penso di tutta Roma e anche di più. Che comunque è stato fatto un excursus per quello che sia il discorso della Caffarella, che appunto è questo parco che è stato istituito con un'ordinanza del sindaco nel 2005, con un esproprio nel 2006, che ha un'entità naturalistica di alto rilievo, che comprende appunto parte del settimo e dell'ottavo, quindi a noi è parte integrante del nostro territorio, che ha appunto dei resti archeologici inestimabili, che vanno dal primo al quarto secolo dopo Cristo, e appunto sono stati fatti con dei fondi della legge nazionale, quindi per creare una struttura di interesse nazionale, quindi è stata presa la Caffarella, quindi fondi, espropri, eccetera eccetera, che quindi questo piano di espropri parte dal 2006. I beni immessi al patrimonio sono stati lasciati a titolo gratuito ai soggetti, diciamo, che sono stati espropriati, sono 11 ettari. Questa cosa gira già da un po' di tempo anche nel nostro municipio, c'è qualche associazione o la comunità, mi sembra che lo metteva territoriale, la metteva sul suo sito, che insieme ad altre associazioni romane stanno cercando di spingere l'amministrazione a fare questo passo. Però poi c'è una frase che, al di là della bellezza, mi fermo qui perché gli aggettivi sono stati tutti usati, della Caffarella, c'è una frase che mi sono sottolineato, che in alcuni civici parrebbe che siano sviluppati e si effettuano attività private con fini di lucro. Ora, questa frase mi fa riflettere, perché come diceva sempre il collega consigliere che mi ha preceduto, questa detenzione precaria, che è un commiato disposto di due parole che forse dal punto di vista amministrativo hanno poco significato e poca chiarezza, noi stiamo per dire revochiamo questa detenzione precaria. Ma il fatto che ci siano probabilmente alcune attività ai fini di lucro mi apre una finestra, dicendo che negli 11 ettari che dovrebbero essere comunque definitivamente, no, messi alla disponibilità di tutta la cittadinanza, e in base anche a quelli che oggi sono, diciamo, no, quegli ettari che invece sono già comunque parte integrante, il collega diceva ci sono diversi, numerosi casali. Bene, chi e come, no, successivamente poi questa roba la gestirà il Comune di Roma, oppure, essendo della proprietà, la farà gestire al Parco dell'Appia Antica? E chi, come e quando deciderà a chi dare i casali? Per quale attività? Perché se noi oggi, e quindi questa è la riflessione che io pongo all'Aula, nonostante la positività, però poi questi sono i momenti in cui uno può focalizzare alcune cose, che al di là della positività di ottenere la conclusione, diciamo, del parco, no? Quindi la riunificazione di tutti gli spazi di riferimento, ma se noi facciamo questo come settimo municipio, quindi diamo una mano, supportiamo, dovremmo anche, avendo anche un pezzo di competenza, dovremmo anche seguire successivamente cosa e come e quando si fa lì in quegli spazi, con quelle strutture, perché se vogliamo evitare che qualcuno ci possa fare attività a scopo di lucro, oggi lo dobbiamo evitare anche domani, perché poi io, no, non è che ovviamente prima di andare a dormire mi preoccupo di chi saranno quelli che prenderanno il casale della Caffarella o chi o quanti ne prenderanno, vado a dormire più tranquillo ringraziando Dio. Però se questo è un ragionamento, cioè se noi ci stiamo, come si dice, sbracciando, portando quest'atto in funzione di dare un supporto
a questa conclusione dell'iter, ci facciamo portatori sani, dobbiamo anche capire che all'interno ci sono degli interessi, ci sono delle strutture che sono molto importanti e che dobbiamo capire chi le gestirà. Li gestisce il Comune di Roma? Punto interrogativo. Bene, li gestirà il Comune di Roma e farà quello che deve fare. Il Comune di Roma li dà al Parco dell'Appia Antica, li gestisce l'Appia Antica? Bene, dovremmo controllare che cosa fa il gestore, il Parco dell'Appia Antica, nei confronti del Comune di Roma, come gestisce sta roba. Perché mi sembra che un casale è stato dato ad delle associazioni nell'era fantiniana. Non so, io non so come, quando e perché, probabilmente c'è un percorso, e infatti qui mi riallaccio perché nel 2-3 mesi fa votammo in quest'aula e l'ufficio patrimoniale municipale, proprio per capire che se le cose di nostra competenza, cercare di capire come vengono date, se vengono gestite, come vengono gestite, eccetera eccetera. Non vorrei che poi perdessimo, no, vista la distanza, diciamo, di prospettiva, quelle che poi sono le cose che lì dentro sono appetibili, oltre al fatto che possano girarci milioni e milioni di gente, che parco, biciclette, tutto bello, per amor di Dio. Però non dimentichiamoci poi dopo che lì ci stanno delle sostanze, c'è una sostanza che può essere comunque interessante da parte di chiunque. Allora, se governiamo questo e votiamo una cosa di questo tipo, io sono d'accordo, però poi dobbiamo anche seguire direttamente, se è Roma, o indirettamente, se è il Parco dell'Appia, cosa accadrà successivamente nell'avere anche tutti questi altri ettari e fare uno dei parchi più belli, diciamo, del mondo, vogliamo dire così? Diciamolo. Però poi dobbiamo capire pure che cosa accadrà dietro, quindi non possiamo più essere poi spettatori. Quindi votare questo significa mettere la testa dentro il problema, ok? Non solo fare, fatemi passare, una buonissima marchetta, parola marchetta non la voglio utilizzare, una buonissima azione politica nei confronti di qualcuno che si sta sbracciando per poter, no, far sì che questa cosa avvenga. Bene, ci trova d'accordo, però dobbiamo controllare. Grazie. Altri interventi? Consigliere Ciancio? No, ho sbagliato? Sì, volevo... Ok, bene, ci sono interventi. Allora intervengo io, grazie. Siccome decidete. Rispetto il turno, l'anzianità, quindi... Ma tu non devi rispettare. E poi del resto il PD... Allora, consigliere Ciancio, inizi lei. Anche lei, consigliere Toti, poi vuole parlare. No, come buona abitudine, no. Del resto, prima dell'ultimo intervento della maggioranza interviene il partito che lo precede, insomma, il numero, per numero di consiglieri, ecco perché aspetto sempre che parlano gli altri. È una regola che nessuno più ricorda, ma buone regole vorrebbe che l'ultimo a parlare fosse sempre il Movimento 5 Stelle, che è una maggioranza di questo municipio, e il penultimo a parlare fosse sempre il PD, che è il partito che detiene 5 consiglieri ed è il secondo partito, proprio come funzionano tutte le assemblee. E io ringrazio il Movimento 5 Stelle, anzi non è che ringrazio il Movimento 5 Stelle per questa, per quest'atto che portiamo all'attenzione di tutta l'Assemblea, ma ringrazio il Comitato del Parco della Caffarella, quindi il Comitato Parco della Caffarella, che ha sollecitato questo aspetto in primis scrivendo una lettera alla Sindaca Raggi, richiesta di rendere fruibile dai cittadini le aree della Caffarella espropriate dal Comune di Roma nel 2005 e lasciate dal 2007 in detenzione precaria ai vecchi proprietari. C'è una bella lettera, una petizione che è comparsa poi su Repubblica di qualche mese fa, l'esproprio dimenticato, una piccola Pompei sotto l'Appia Antica, e racconta la storia di quello che è successo. Io leggerei, se non vi dispiace, la lettera inviata attraverso un'email alla sindaca, e
Gentile sindaca Virginia Raggi, in adesione all'invito dell'associazione di volontariato comitato del Parco della Caffarella, sottoscritto ognuno, quindi ogni cittadino poteva mandare e inoltrare questa sindaca per esprime con la presente la sua ferma protesta per gli 11 ettari del Parco della Caffarella espropriati dal Comune di Roma nel 2005, immessi nel patrimonio comunale nel 2007 e vergognosamente lasciati in detenzione precaria ai vecchi proprietari. Si tratta di aree con accesso da Via Appia Antica, Civici 27, 41, 43, 45, 53 e Via della Caffarella Civico 15. Il grandissimo valore storico, artistico e naturalistico, con la presenza del sepolcro di Gaeta, di Geta, scusate, un fienile del XVIII secolo, il santuario di Marte, la zona umida dell'acquataccio, il laghetto, un progetto panoramico straordinario. Il Comune di Roma ha espresso queste aree, ha espropriato queste aree con soldi dei cittadini che però non sono. Non ne possono usufruire, come molti hanno detto. Un esproprio è attivo, il piano parcellare d'esproprio, mi dispiace che non c'è il consigliere che ha avviato una discussione che è condivisibile. Un piano parcellare d'esproprio è presente, dove ci sono gli importi che io vorrei magari un chiarimento dall'assessore, perché in commissione non è stato trattato in modo puntuale se l'esproprio è stato reso esecutivo, cioè è stato pagato l'indennizzo, oppure questi soldi devono essere inseriti in bilancio, perché si tratta di un importo considerevole, 2 milioni e 8 se non vado errato, che devono essere decretati con un decreto d'esproprio, dati ai vari girini, ai vari nomi che di seguito potete scaricare per vedere chi è il detentore della proprietà pubblica. E quindi sono soldi che devono entrare in bilancio, quindi a queste lettere inviate da tutti i cittadini dell'ex nono, perché parte da lì la richiesta, non ho onestamente trovato nessun trafiletto su qualsiasi rivista, su qualsiasi sito del comune in cui il sindaco potesse dare una risposta. Trovo invece oggi all'attenzione di questa assemblea una risoluzione a firma dei 15 consiglieri di maggioranza che evidenziano una sensibilità, però mi piacerebbe conoscere più nel dettaglio quali sono le finalità, perché la Vaccareccia è un bellissimo casale, il Casalino Rosso è un altro bellissimo esempio che qualcuno detiene in modo improprio, non improprio, in cui il comune o il patrimonio ha assegnato. Bisogna vedere tutto il cammino che si farà, Campo dei Rossi, Girini, cioè attività che potremmo leggere, perché nell'allegato della Valle della Caffarella, a ridosso dell'Appia, sono citate Vivaio Idea Verde, insomma ci sono una serie di attività, poi tutti voi di domenica magari potete visitare il Parco della Caffarella per vedere alcune attività che vengono svolte, cioè si possono comprare anche vari prodotti tipici, ma ci sono delle situazioni di estrema illegalità e quindi non è un processo che si può sanare attraverso, sì, rendiamo, bisogna continuare con un processo che va oltre questo aspetto. Ci sono state varie risoluzioni approvate rispetto agli sfasciacarrozza, insomma da una serie di problematiche che esistono. Io l'unica, quindi chiedo chiaramente e mi auguro che alla fine dei nostri interventi l'assessore possa chiarire questo aspetto dei decreti d'esproprio, se è stato preso in carico dal comune ma sotto corrispettivo, oppure ancora le somme dovute ai proprietari non sono state date materialmente, perché un esproprio non è a titolo gratuito, come abbiamo visto, ma è, ad esempio, posso citarne qualcuno, si parte dai 128.000 euro, cioè 39.000 euro, ogni proprietà ha una somma che deve avere. Quindi questo magari, se l'assessore ce lo chiarisce,
e mi sento di associarmi un po' al percorso di quello che succederà, perché poi la storia si ripete, quello, molte situazioni che andavano risolte hanno avuto degli esiti diversi, quindi un convincimento reale pieno rispetto all'acquisizione di questi 11 ettari, oppure è, come dire, è una mozione che non avrà seguito. Io mi auguro di sì, per quello che ho già detto, perché è vero che c'è una piccola Pompei sotto il Parco dell'Appia, è vero che con un progetto unitario si può arrivare a uno dei posti più straordinari che abbiamo, perché poi il Parco della Caffarella si collega al Parco degli Acquedotti, quindi zona straordinaria e indimenticabile. Proprio per questo aspetterò l'intervento dell'assessore che possa chiarire alcuni aspetti che nella risoluzione non sono evidenti. Grazie. Consigliere Toti. Io ricordo che abbiamo parlato di una cosa bellissima che abbiamo nel nostro municipio, Cinecittà, gli studios. Adesso parliamo di un altro bene a livello mondiale che noi abbiamo, una delle cose più belle senz'altro di Roma, ma ecco anche a livello mondiale, quello che è il Parco dell'Appia Antica e nella fattispecie il Parco della Caffarella. Ma diciamo che questa risoluzione è una risoluzione, un atto dovuto, io penso, che deve fare un'amministrazione rispetto a un qualche cosa che i cittadini con forza, attraverso il comitato del parco, ma attraverso altre petizioni che hanno fatto i cittadini, per arrivare finalmente alla fine di questa detenzione precaria, questi 11 ettari del Parco della Caffarella, che stranamente, io dico, e questo lo sottolineo, stranamente, da tantissimi anni, perché parliamo dal 2007, non vengono fruiti dai cittadini del nostro municipio. Perciò io penso, a parte la ricchezza che abbiamo detto, storico, ambientale, le sorgenti, il fatto di avere un fiume importantissimo anche nell'antichità, sempre importante è stato questo fiume Almone, non scordiamoci che dopo l'Aniene è il secondo affluente del Tevere. Perciò ecco, le sorgenti, come ho detto prima, sorgenti minerali, l'acqua santa che tutti i romani conoscono. E rispetto a questo è chiaro che noi vogliamo con forza che vengano fruiti questi beni, questo territorio, dai cittadini del nostro territorio, ma io dico di tutto il mondo, di tutta la città di Roma. Io comunque aggiungerei, proprio per anche l'intervento che ha fatto Giuliano, rispetto all'ultimo punto, quando noi mettiamo la loro destinazione ad apertura al pubblico in accordo con l'ente gestore del Parco dell'Appia Antica, a cui Roma Capitale ha affidato, perché c'è un riferimento rispetto a questo, di quello che andrà, diciamo, l'ente a gestire il Parco dell'Appia Antica, e perciò anche questa parte delle 11 ettari che noi andiamo oggi a trattare nella proposta appunto forte che noi facciamo di esproprio, ecco, quello di aggiungere, ecco, io chiederei questo ai proponenti, di aggiungere dopo appunto la loro destinazione ad apertura al pubblico in accordo col 7° e 8° municipio e con l'ente gestore del Parco dell'Appia Antica a cui Roma Capitale affida. Io lo metterei per ribadire che il municipio deve essere chiaramente protagonista insieme con l'ente gestore del parco su quelle che saranno le destinazioni, gli affidamenti che noi andremo a fare su tutti i beni che appartengono al Parco della Caffarella. Io penso che il municipio, proprio per il discorso che abbiamo fatto in precedenza, dia un avvio finalmente
di un decentramento che nella città di Roma non c'è mai stato. E nella via di un decentramento, io dico, ribadire questi discorsi in una risoluzione importante, fondamentale, che noi oggi andiamo ad approvare, e io penso che dobbiamo anche seguire con forza, perché sono beni importantissimi, che richiedono una vigilanza, un'attenzione e anche una partecipazione forte da parte del municipio. Noi aggiungessimo al discorso dell'ente gestore del parco anche l'accordo col settimo e l'ottavo municipio, o coi municipi contigui, come volete, però ecco, io lo aggiungerei rispetto alla risoluzione che noi andiamo oggi ad approvare, cioè questa indicazione che noi potremmo dare alla risoluzione, mettendo dopo la parola "in accordo con il settimo e ottavo municipio e con l'ente gestore del parco della più antica a cui Roma ha affidato", perché chiaramente Roma Capitale ha affidato all'ente parco della più antica, c'è stato affidamento dei beni espropriati, però ecco, io aggiungerei anche, se 5 Stelle è d'accordo, da parte dei proponenti chiaramente, anche un riferimento nell'ultimo punto del settimo e ottavo municipio. Altri interventi? Consigliere Pompei. Sì, chiedo scusa. Due aspetti, quello che ha evidenziato il consigliere Giuliano e quello che ha evidenziato il consigliere Ciancio. Cominciamo dal consigliere Ciancio. Io capisco, cioè non vorrei mai in quest'Aula assumere atteggiamenti divisivi, però ogni tanto resto veramente colpito da come da parte dell'opposizione ci vengano adesso chiesti chiarimenti a noi di atti, procedimenti, situazioni che hanno determinato le loro amministrazioni. È qualche cosa, sì, ma chiederci adesso a noi, chiedere in quest'Aula, ma sono stati pagati gli espropri? Come si dice, a me mi ci vestiva mamma prima, come dicevano all'epoca i fascisti che poi a un certo punto erano diventati democristiani. State facendo... Non è un dibattito, ed è l'intervento Pompei. Io non vorrei assumere questi atteggiamenti, guarda, credetemi, però a un certo punto abusate troppo della nostra pazienza. Sia chiaro questo. Per quanto riguarda il consigliere Giuliano, sì, ce ne rendiamo conto che ci sono dei problemi, però non possiamo fare in modo che beni pubblici vengano utilizzati da privati dai quali traggono un utile gratuitamente. Quindi a un certo punto, e poi si determinano situazioni giuridiche che possono domani legittimare pretese da parte di questi privati a cui è stato lasciato l'utilizzo del bene senza nessuna chiarificazione giuridica. Cioè parlo di Usucapione, chiaramente. Tutto qui. Ecco, questa è la risposta. Grazie Presidente, ho finito. Ci sono altri interventi? Volevo prima sapere se ci sono altri interventi, prima di capire se c'è bisogno di sospendere. Consigliere Ariano? No, credo che per noi vada bene sospendere, Presidente, e poi eventualmente... Va bene, si sospende quindi per quanto tempo? Bastano una decina di minuti? Sì, anche meno. Bene, anche meno. 10 minuti di sospensione per la modifica e riprendiamo la seduta. Per favore chiamate gli altri consiglieri in modo che possiamo iniziare. Allora, riprendiamo la seduta, leggendo l'emendamento che è stato presentato dal consigliere Toti, ed è un emendamento aggiuntivo. L'intento è quello di aggiungere all'ultimo punto dell'impegno, del risolve, dopo la parola espropriati, di aggiungere la seguente frase: sentiti i municipi su cui insistono le aree indicate nel presente atto. Allora, volevo
Grazie. Volevo chiedere al consigliere Toti, che brevemente l'ha già illustrata, ha già illustrato l'emendamento, se vuole procedere all'ulteriore illustrazione come da regolamento, oppure se pensa che già sia stato esaustivo il suo intervento. Sì, diciamo, il mio intervento è stato esaustivo, però ecco, volevo ribadire la centralità del ruolo del municipio, che deve essere chiaramente presente o comunque sentito per le varie risoluzioni proposte che noi diamo al Comune di Roma come richieste che noi facciamo. È importante che anche rispetto a questo sia protagonista e sia sentito e sia al centro il nostro municipio. Perciò ecco, ho fatto questo emendamento aggiuntivo per dare il senso a questa risoluzione, perché ecco, il municipio sia poi protagonista anche insieme con il comitato, con l'ente parco dell'Appia Antica, sia protagonista in quelle che saranno poi le attività che verranno fatte come ente parco sulle aree che sono comunque di competenza del nostro municipio. Bene. Presidente, io non ho... Voleva leggere l'emendamento, io glielo rileggo, l'ho appena letto ma lo rileggo. Allora, aggiungere all'ultimo capoverso, dopo la parola espropriati, bella virgola, e la seguente frase: sentiti i municipi su cui insistono le aree indicate nel presente atto. Quindi procediamo alla votazione dell'emendamento, anche perché la discussione era terminata prima. La discussione era terminata, mi perdoni, stiamo votando l'emendamento? Sì, l'emendamento, sì. Però non era... Sì, no, un attimo, allora, se ci sono interventi sull'emendamento, vi ricordo che si può fare un intervento per gruppo, uno per gruppo, e quindi se ci sono interventi lo possiamo fare, poi procediamo alla votazione dell'emendamento e poi alla fine alla dichiarazione di voto sulla risoluzione e alla votazione della risoluzione, tutto da prassi. Allora, ci sono interventi sull'emendamento? Non ci sono interventi. Consigliere Ciancio. No, sull'emendamento assolutamente sappiamo che i due municipi, sappiamo puntualmente che è ovvio che il nostro municipio deve essere protagonista, per cui accogliamo qualsiasi cosa che rafforza l'aspetto decisionale del nostro municipio. Tutto sommato ribadisco che la mia domanda al perfezionamento dell'esproprio era perché la pubblica utilità risulta scaduta. Il Dipartimento Ambiente, che ha dato la custodia precaria delle aree che sono occupate da persone, pone dei grossi problemi a livello economico, perché le persone che sono in custodia precaria all'interno non facilmente lasceranno il bene. Ecco perché io ho posto la domanda prima. Quindi a me piace fare gli atti puntuali e votarli, però mi piace trovare la soluzione, ecco perché ho ribadito che le due commissioni capitoline che hanno affrontato il problema dovevano trasferire a noi le conoscenze, anche se adesso, in questo momento, dopo che per anni magari la situazione è stata dormiente, ma è stata una situazione conveniente per l'amministrazione in questo caso. Sconveniente per il fatto che i soldi non ci stanno per mantenere comunque il bene che è stato dato in custodia precaria sempre dal Dipartimento Ambiente, necessita sempre delle risorse. Ecco perché ho fatto l'intervento critico, non perché non condivida il cammino a cui noi vogliamo arrivare, giustissimo. Però, mi scusi, la discussione è sull'emendamento, perché sull'emendamento, la risoluzione l'abbiamo già
discussa prima, adesso è sull'emendamento. L'emendamento rafforza, quindi volevo come dire, dire che qualsiasi emendamento che va nella direzione della conoscenza puntuale, altrimenti produciamo carta ma non risolviamo il problema. Io amerei tanto su questo problema che le due commissioni capitolina e il direttore del patrimonio che sta in questo momento ricevendo le persone che hanno, stanno detenendo in modo improprio o con questo titolo di custodia precaria i nostri bellissimi manufatti, dalla Vaccareccia a tutto quello che c'è dentro, alle lavanderie, potesse trovare una soluzione economica di indirizzo capitolino. Grazie. Ci sono altri interventi che ricordo sono sull'emendamento, non sulla risoluzione. Ci sono? Consigliere Guido? Grazie Presidente, e ascoltando l'emendamento del consigliere Toti, noi lo approveremo perché si punta il dito sull'interessamento del municipio settimo e di quello ottavo e quindi in funzione del decentramento anche delle competenze, in questo caso già sentire un primo passo, poi successivamente cerchiamo di fare anche di più in questa direzione, spero. Grazie. Altri interventi? No? Ok. Dichiarazione di voto sull'emendamento? Sull'emendamento no. Ok, allora passiamo alla votazione dell'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi è passato l'emendamento all'unanimità? Con 21 voti favorevoli. Bene, dichiarazioni di voto sulla risoluzione. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Cerquoni? Fratelli d'Italia voterà favorevolmente in virtù di tutelare questa porzione di territorio e poi di rendere effettivo un esproprio, perché lo sappiamo bene che se non il proprietario, se non esercita atti di proprietà sul bene, ovviamente potrebbero verificarsi istituti giuridici per i quali viene praticamente reso nullo l'esproprio. Ovvio, e questo lo sottolineo, che l'amministrazione si prende una grande responsabilità, che è quella poi non solo di rendere accessibile al pubblico, ma di garantirne l'effettiva accessibilità e quindi di fare molta attenzione alla manutenzione. Ovviamente noi questo ce lo auguriamo e voteremo favorevolmente all'atto. Altre dichiarazioni? Non ci sono dichiarazioni? Se non ci sono passiamo direttamente... Ah, ci sono? Consigliere Ariano? Sì, noi abbiamo accolto favorevolmente l'emendamento che abbiamo appunto votato positivamente. Per quanto attiene ovviamente la funzione di pubblica utilità, quella diciamo, è l'atto costitutivo che ha contenuto, diciamo, l'atto di esproprio necessariamente ravvisa la ragione di pubblica utilità, altrimenti non mancherebbe di un elemento costitutivo. Quindi eventualmente se i colleghi hanno comunque necessità di avere contezza del progetto originario, che era anche, diciamo così, parte diciamo, necessaria per la costituzione di quello che era uno degli elementi costitutivi dell'atto appunto della questione di funzione della pubblica utilità, attraverso la quale non, insomma, si è esercitato appunto da parte dell'amministrazione l'esproprio a suo tempo verificatosi, quello magari nel tempo se potremo essere eventualmente ci potremo magari rivedere gli atti insieme e così chiarire alcune posizioni. Ovviamente vi sono state delle commissioni capitoline congiunte, ci sono dei tavoli dipartimentali che comunque vedono l'impegno dell'attuale giunta capitolina. Il municipio ottavo si sta anch'esso muovendo e molto probabilmente insomma sulla linea di quello che noi abbiamo voluto fortemente e sentitamente, dato il grande interesse che abbiamo come fruitori e come anche detentori in qualche modo di uno dei patrimoni più importanti
il nostro territorio, ricordiamo, è un territorio privilegiato e quindi di questo privilegio dobbiamo essere non solo fieri, ma soprattutto portatori di quelle che sono le istanze dei nostri cittadini, del territorio, dei bimbi che fummo noi a suo tempo giocando nel parco, dei bimbi di oggi e di bimbi che nel futuro giocheranno diventati grandi o quelli che nel frattempo nasceranno appunto in questi parchi. Quindi semplicemente per dire che noi convintamente sosteniamo tutti i presupposti e le istanze e le azioni dell'amministrazione precedente, sosterremo, continueremo ad essere compartecipi delle azioni future. Grazie. Ah, ho detto che voto favorevolmente, votiamo favorevolmente, sì. Grazie. Sì, grazie consigliere Ariano, quindi... Consigliere Toti. Sì, colgo l'occasione per ringraziare tutti i consiglieri che all'unanimità hanno approvato l'emendamento che io ho proposto e che io penso completa in modo doveroso questa risoluzione che, come ho detto prima, è una risoluzione importante che vede appunto e vuole l'immediata revoca della detenzione precaria. Si sono battuti i cittadini dell'Appio per la completa acquisizione appunto del parco della Caffarella, di tutti i beni, perciò voglio dire, io spero che con l'ente parco faremo un ottimo lavoro anche con la presenza, ecco, da protagonista del nostro municipio. È una risoluzione chiaramente che dovremmo seguire, sulla quale dovremmo vigilare a livello capitolino, perché è fondamentale per un bene così importante come quello della Caffarella, per la fruizione veramente completa del parco da parte dei cittadini dell'Appio Tuscolano. E perciò voto chiaramente a favore. Bene. Non ho fatto la dichiarazione, sì, di dichiarazione voto. Di voto. Bene, consigliere Ciancio. Cioè, lei mi, grazie Presidente, capisco che magari pensava che non dovessi fare la dichiarazione di voto, però giustamente il PD vuole dire attraverso poche parole che ringrazia il Comitato della Caffarella per aver portato all'attenzione questo problema, ma ringrazia tutti quelli che dal 97 hanno avviato questo processo di riqualificazione della Caffarella, ma non solo della Caffarella, di tutto il Parco dell'Appia. E, dal presidente Federici all'ex consigliere del municipio romano, che hanno dato un impulso fondamentale a quello che è la riqualificazione di tutto il parco. Sono stati spesi molti soldi per cercare di riqualificare alcuni edifici importanti, dalla Vaccareccia ad altri punti importanti. Mi auguro che questi espropri vengano resi esecutivi, però dobbiamo assolutamente trovare una soluzione sul che fare dopo, perché altrimenti come dire, il problema non si risolve. Possiamo scrivere di tutto e di più, ma la risoluzione sta nel trovare la giusta conduzione del bene espropriato. La giusta conduzione del bene espropriato naturalmente per il comune sino alla data odierna, per alcuni beni che condividiamo, potevano essere resi, come dire, garantiti da chi li sta conducendo. Naturalmente oggi vi saranno nuove opportunità che dovranno essere prese in considerazione, avviate dal nostro municipio. Uno di questi è la Vaccareccia, dove sono stati spesi 2 milioni di euro nella passata consigliatura per metterlo in sicurezza, e sicuramente è un traguardo a cui dobbiamo arrivare insieme e sottolineando l'impegno dei comitati e del comitato che sta lavorando in particolar modo sul Parco della Caffarella per tutto quello che la storia ci ha lasciato. Per questo motivo il PD vota e seguirà con attenzione i passi che l'amministrazione attuale vorrà fare e dovrà fare per arrivare a un percorso condiviso con le associazioni, ma soprattutto con tutti i cittadini
in relazione a quanto si è speso o si dovrà spendere per perfezionare il tutto. Grazie. Mi scusi, vota come? Favorevole. Ah, non l'ho letto, non l'ho sentito. Non è... Allora, passiamo, credo che abbiamo esaurito le dichiarazioni di voto, possiamo passare al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La risoluzione è approvata all'unanimità. Con 21 voti. Allora, non è finita la seduta, vi ricordo che c'è l'approvazione del verbale all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, è il verbale 21 relativo alla seduta del Consiglio del 17 novembre, che è stato messo a disposizione in segreteria per essere visualizzato e modificato se necessario. Se non ci sono commenti, il verbale viene approvato. Ci sono commenti? No, verbale approvato. Una cosa indecente, guarda.